Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo con LA Noire. Allora, nuovo caso, quindi ci rigodiamo l'intro. L'omicidio della calza di seta. Vediamo di cosa tratta. Ah, Phelps. I was just discussing with Ma già Finbar questo here how l'avevamo you're doing. visto, vabbè, lo Have a seat. rivediamo. Non dura Yeah, molto. my real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Get out there and catch me another sinner. Ok, cominciamo subito. Naturalmente, come per il precedente caso, registrerò tutto di filo, quindi se non vedete il mio saluto finale, appunto perché dividerò l'episodio in parti da 20-25 minuti e andremo avanti. Per le missioni invece secondarie le faremo a non appena verremo You have the promossi, se ci address? sarà It's the alley off of un Lisa between Los altro Angeles and Alameda. You're kidding. distretto a The cui next one andare, will per be esempio opposite Central Station. narcotici, che Count credo ci yourself sia. lucky, Phelps. Most guys would kill Quindi to land a facciamola case cose so con close to a calma, man. bene, Yeah, bene, it adesso means they sono can molto pop più in to hit the tranquillo, anche office supply perché of hooch whenever they need it. You know, that ain't a bad nello idea. scorso video voi Not a avrete bad visto che idea ho at all, fatto tutte le Phelps. missioni secondarie e ho completato Operator, quelle Phelps, del Dipartimento del Traffico. Mi dispiace, ma non le farò. E naturalmente taglierò anche le parti noiose del video. Per esempio i lunghissimi giri della città. Eccoci qui. Comunque è sempre meglio farli così, i casi tutti per Detectives, intero, we're ready to start the altrimenti poi show. perdo il filo I'll e take you c'ho through. mare. Ma comunque. Altra donna nuda. Fortunatamente non me l'hanno segnalata per copyright e quindi è una notizia esemplare. Un'altra notizia importante è che finalmente Oh, ho for il Christ's mio sake. URL personalizzato Froze dopo un the finger. anno, ragazzi. Cause of Precisamente death is dopo un screaming error. anno che ho aperto questo That'll be the canale mi best hanno way for dato you when you're ready. l'URL personalizzato. Ma comunque. Ok, donna nuda. Ma prima ci facciamo un giretto, vediamo cosa c'è. Mamma mia, giornalisti. Allora, questo di qui sembra importante, adesso lui dirà di no. Posso. È un indirizzo che è Cristoforo. Niente, non me lo fa segnare. Controlliamo anche il bicchiere. Come al solito controlliamo tutto. Non serve a niente. Allora, è stata uccisa qui o è stata portata qui? Perché c'è una differenza abissale fra le due cose. Allora, qui ci sono le tracce di sangue che partono da qui e c'è anche un cappello. Maledetti cappelli. E c'è il nome. Sì, ho capito. Ecco qui. Antonia. Antonio, it's a start. Il mio nome al femminile, naturalmente. Ok. Ah, traccia sulla porta. Non credo proprio che non ci sia altro. Vediamo. E invece c'è. May as well follow the trail. Già fatto. Scende di sangue. Va bene. Qui c'è la donna, adesso la esaminiamo. Una calza. Vediamo If cosa she ci took a blow to dice. the head like the others, she was probably unconscious when strangled. Strangolata con una calza, bruttissimo. Allora, questo che cos'è? Non so cosa sia, tissue, non ricordo cos'è. Ma forse non è rilevante, però. Ci fate caso, ragazzi, che stranamente
In ogni scena del crimine c'è sempre un pacco di sigarette? Allora, sarò che sono pazzo. Allora, esaminiamo la donna. Partiamo sempre dal braccio e finiamo col corpo. Biblioteca pubblica, Antonia Hill Street, data di nascita 7 luglio del 26. Ovvio. Oltre a questo c'è niente. Ah! Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. Ragazzi, giuro, ho avuto i brividi ed è una cosa che... Mamma mia. Lacerations on Che the neck schifo, dai. would indicate a great deal of force. Forse con una cinta? Con qualcosa di veramente terribile e... Bacia il sangue, BD. Kiss the blood, BD. E ci sono anche però delle altre ferite da taglio. Vabbè, qui non c'è più The nulla. evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. Best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered, naked. Yeah, we know the MO. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. Four women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Could have been fatal, but clear signs of strangulation would seem to rule it out. Lipstick appears to be a similar color to the other cases. I'll see if I can nail down a brand. No, scusate se non ho parlato perché ho avuto un déjà vu. Avete presente l'omicidio, anzi, gli omicidi seriali di Jack lo Squartatore? Uguale. Ma qui non c'è più nulla, cosa dobbiamo fare? Allora, abbiamo l'indirizzo di una biblioteca. Vediamoci. Non so cosa fare, scusate. Qui già ci avevo messo mano io e non avevo trovato un cabaso. Cosa si fa? Abbiamo qualche indirizzo, luoghi. Soltanto scena del crimine? Ma qui non mi indica più nulla. Find anything interesting? C'è qualcosa che non va, ragazzi, non mi indica più niente. Come vedete fa un tintinnio perché naturalmente non ci sono più indizi. Strana cosa. Però un attimo, seguiamo le tracce. Vediamo dove portano. Allora, qui. Ok. Forse ci diranno qualcosa di più. On it goes. Ah, ho visto luccicare qualcosa. Allora, vediamo. We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Hanno mantenuto l'area immacolata per noi. Fortunatamente. Una chiave. Numero 5. House keys strung up like bait on a hook. Con dei lacci delle scarpe. Oltre a questo c'è altro. Lo zampirone per le zanzare, ma non ci serve un tubo. Mi sa che adesso i casi si vanno facendo o più complessi oppure sono io che sono completamente scarso. Però spero tanto che sia la prima. Un biglietto, vediamo cosa dice. It's got to be a code or a cipher. Non abbiamo modo di saperlo anche se sembrano. You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch.
are you taking us? Questa volta il serial killer ci ha dato una pista da seguire e noi la seguiamo. Totalmente senza guanti, come nel per il peggior polizio. No, 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 no. Maledizione. Ok, noi continuiamo a salire. Ah, perfetto. I piccioni. E ha lasciato un altro bigliettino. Signora Maldonado, consegnare a B End. Mrs. A. Maldonado. Could it be Antonio Maldonado? Forse. Clearly wants us to find these things. He's left them for us. Non vedo nulla. There you go, Phelps. We got a new MO. I told you it wasn't our guy. No, questa volta sta giocando con noi. Dove mi sta segnando? No, martello, cicche di sigaretta. Io controllo sempre tutto appunto per questo motivo, ragazzi. Non voglio perdermi indizi preziosi, perché in molti casi ho perso veramente tanti indizi. Questo non c'entra niente. Mozziconi di sigaretta? No. Qui non c'è nulla che possa aiutarci. Forse mi starò sbagliando, però non vedo più niente. Ah, ancora tracce. Vediamo dove ci portano e cerchiamo di dare un senso. Un altro bigliettino. No. Ah, un porta enameled and gold plated. Cipria qualcosa. Ok. Ancora tracce, ancora scale. Ah no. Cioè in Culonia ci sta portando. Ancora no. Trail points up. Ci sono delle impronte adesso, non vorrei dirlo, ma raccoglierle. Ma noi ci metteremo le mani sopra, perché naturalmente utilizzare le scale no. Cioè guardate qui cosa c'è. Un'altra chiave? No, l'anello. Hold from the finger and hung up here. What's the significance? Questo non lo so, ma però sono veramente intriganti questi casi. La borsa. Andiamo. Looks as though the killer was decorating with this. Ok. Apriamo la borsetta, vediamo cosa troviamo. Il pezzo mancante. Quindi è Maldonado Antonio. La tessera della biblioteca. Signor Antonio Maldonado. 712 North Hill Street downtown. Perfetto. Ok. Un filmatino? No. Andiamo a indagare a casa della signora, vediamo cosa troviamo. Sperando che non sia stata scassinata come l'ultima volta. Vediamo se è abbastanza distante. No, non tanto. It was Mrs. Maldonado, right? That's affirmative. All right, so then there's a husband we should be looking. Problemi col controller, scusate. Non volevo uccidere nessuno, ma capita. All right, so then there's a husband we should be looking for. Get him? We've closed the case. Ah, Rusty's razor, of course. I don't want to question your tried and tested techniques, Detective Galloway. But doesn't the DA require sound casework before he'll close the book? If he's got a confession. And, you know, there's ways of getting it. Ah, ecco come funziona il distretto di polizia. Mi dispiace, i casi secondari nelle puntate dedicate. Ok, siamo quasi arrivati. Qui. Perfetto.
quando ci sono questi brevi spostamenti, naturalmente non farò dettagli perché non avrebbe senso, però anche perché ci sono parti di dialogo importante. Ok, intanto lui mi sta salvando la partita e andiamo ancora avanti. Dovremmo avere la chiave. Wait just a moment. Ok, vediamo la signora anziana dalla voce. E infatti. I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara Lepente, the owner of this boarding house. Is there a problem? È morta. Do you mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Cioè, la bambina gliel'hanno detto tipo in 3 secondi. Guardate, tua madre è morta. Oh mio Dio, i traumi. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Dead? Oh no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person seems so alive. Sempre le persone piene di vita se ne vanno, signore. Non... Antonia's room is upstairs, last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. Perfetto. Adesso andiamo al piano di sopra, vediamo cosa What troviamo. Are we waiting for? Il tuo culo grasso. Non ricordo che piano è. Che stanza era. Ah, la 5. Fortunatamente ho ricordato il numero. Questa è la 2. Dov'è la 5? Credo sia questa. Il mio senso dell'orientamento va a puttana. Anche perché ci aveva detto a sinistra. Io sono andato a destra come un coglione. Ma è giusto che io sbaglia arrivati a questo punto. Partiamo bene. Someone's turned the place over. Ok, una lettera intestata a lei. Fanculo il diritto di privacy, tanto è morto allora. Signora Antonia Isabel Maldonado. Va bene. Allora, facendo seguito alla mia precedente. Vabbè, leggetelo voi. Io lo leggo con gli occhi. Un attimo, facciamolo saper bene. Per informarla che la sua petizione alla Corte Suprema dello Stato della California è stata la Corte ha fissato la data dell'udienza. Il suo caso numero 98765 sarà il discusso, va bene, scendiamo un altro po'. Angel Crisene ha ricevuto... Ok, quale accusa? Ok, c'è altro? In oro dalla moglie, può avere una... Ok. Però non l'ho capito. Va bene. Non ho capito se era divorzio o cosa del genere. Prendiamo questo. Oh, che carini. The charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Tutto fa supporre, fa pensare che sia stato il marito, visto che manca l'anello, però anche nei casi precedenti mancava. Allora qui non c'è più nulla, c'è niente, mi dice che c'è altro. Non riesco a comprendere perché ancora mi faccia cliccare qui. Sì, ho capito che c'è la lettera, però non ho capito il perché. Analizziamola meglio, vediamo se c'è qualcosa. Ok, va bene. Ok, we have an address. Ah, adesso me l'ha dato, perfetto. Quindi la signora era venuta in in questa pensione per sfuggire al... C'è altro? Come c'è? Segni di... Smashed window explains why the place looks tossed.
Però uno che entra e lascia una lettera che porta al marito non credo sia una persona molto intelligente. Ma comunque andiamo ancora avanti e andiamo a interrogare il marito. Prima chiediamo informazione alla vecchia, vediamo cosa ci dice. Come tutti ben sapete, le signore anziane sono l'FBI dei paesini e dobbiamo utilizzarla. Yes, detective. I'll do my best. Forza signore, non mi deluda. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband. Mamma mia, la classica vecchia che tipo... If I killed every wife to serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? Yeah, giovanotto, è più vecchio di me. È sincera la signora. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. Io so cosa si prova ad avere... Va bene, lascio perdere. Movimenti della vittima. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. Vediamo. She was a good girl, but she didn't confide in me. Però ci sta pensando. No, invece lo sa. A nosy old hag like you knows everything about the people. Mamma mia, la crudeltà del nostro detective. I think she went to a bar. She's been drinking quite a lot lately. This bar have a name? El Dorado Bar. Signora, non mi deluda, deve essere come le classiche vecchiette chiacchierone che ti raccontano il mondo e più. Segni di effrazione. You've had a break-in? No! That can't be true. E invece lo sa, ne sono sicuro. Sì, andiamo a cercare. The window's broken, the room's been tossed. You seem like the type of landlady who notices everything that happens under her roof. What gives? Don't take that tone of voice with me, young man. No, dai. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring. And a necklace. E qui dice il vero. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Non riesco a capire se... E invece ha la forza perché sono una merda. We didn't find any jewelry upstairs. You haven't pocketed any evidence, have you? That's outrageous. Are you accusing me? Ovvio, così a tradimento. L'abbiamo sbagliato, vabbè. Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. Va bene, va bene. È stato veramente divertente interrogare quella povera vecchia, ma adesso dobbiamo fare un qualcosa di più divertente. Mi serve un'auto e un'auto che non sia della polizia perché... Oh mio Dio, il taxi. Un attimo, un attimo. Devo... No! Dammi! LAPD, I need your car, now! Oh mio Dio! È la prima volta che vedo un tassista vestito da poliziotto. Allora, sometimes you have to be firm to get the information. Casa, andiamo alla casa del Maldonado. Cola King, mamma mia proprio. See if your gut is right. I'll take a bar over a husband every day of the week. Andiamo a vedere cosa. Però un attimo, un attimo. Volevo controllare un'altra cosetta, però vabbè. Ah, ma non è lontano. Mamma mia, che fortuna. Non voglio uccidere nessuno, non vi preoccupate. E poi non ci sarebbe gusto a guidare con molta prudenza. He's a young Latino man. It would hurt his sense of who he is. He'd see himself as a failure, a woman taking control over his life. Ah, ma non era lontano da casa. Casa dei Maldonado, l'una e mezza del pomeriggio. Vediamo. Però ci hanno sbloccato un nuovo vestito, un attimino. Voglio vedere. No. Vestiti, eccoli qui. Ok.
Vabbè, ci teniamo quello che abbiamo, anche perché mi sembra il più decente, a parte il cappellino. C'è un qualcosa dove posso capire dove devo andare? Un attimo. Allora, luoghi. Sì, ok, però vorrei capire dov'è. Stranamente non lo so. Un attimo, c'era messo per caso. Allora, luoghi, sarà allora 330. Quindi dobbiamo andare al terzo piano. Quindi qui non ce ne frega un tubo. Certo, ragazzi, che registrarli tutti di fila gli episodi da... Ok, buttiamo giù la porta, tipo... Polizia. LAPD, motherfucker, you're under arrest. Un attimo, c'era un altro. Oh mio Dio, non ricordo i tasti. Ok. Ah, ecco. Sì, lo so. Adesso mi danno le indicazioni. E parlo io. Il cappellino. Mamma mia, questa volta. Beccati questo. Così a... Prendilo, prendilo. Attestate, vai così grande. Così in testa. Perfetto, questa volta diciamo che mi sono comportato abbastanza bene. Cop these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Ma un attimo, adesso che lo vedo bene, non so perché, ma questo attore che Galloway. Badge number interpreta il 564. nostro I need a collega, mi prowl car at sembra the apartment building conoscente. 330 North Hill Street. Two suspects need transporting to Non so Central. dove l'ho visto però. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, God damn it! Non è vero, You think quello I'm killing my sguardo own non mi wife? convince. Sì. Non facciamo i teneroni, altrimenti qui ci Figured the whole spezzeremo. place is going over, then talk to the neighbors. E magicamente il nostro I don't cappellino care that you spunta. just got smacked in the head. Mamma mia, You don't mi call me ricorda Finbar. qualcuno, però non so chi. Allora, qui c'è qualcosa. C'è qua. Ti togli? Grazie. Non riesco a capire cosa debba fare visto che non mi seleziona. Lì c'è una mazzata al baseball che non finisce mai. Allora, il balcone è sempre un ottimo inizio, ma non si dice nulla. Vediamo. It would take a smarter man than me to connect that. Ma sarà una... Ok, qui non c'è più nulla. Come al solito, stanza per stanza, troveremo qualcosa. Allora. Fruttivendolo, ok. Just picked fruit market. Il bar. The El Dorado must be a family favorite. Vanno tutti lì. Vediamo. This will take some explaining. Sono dei lottatori abusivi, non lo so. Ok, fino a qui ci siamo. Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movements. Got Sì, the wrong un place. attimo, voglio controllare altro, voglio capire se c'è dell'altro in questa cazzo di stanza. Allora, qui non c'è nulla, qui nemmeno, bla bla bla. Posso controllare la camera da letto? Perché vedo quella cosa che è dannatamente...
infatti ci sono dei guantoni da box. Però non capisco perché non me li seleziona. E vabbè, chiediamo ai vicini, vediamo cosa ci dicono.